Onorevole Mangiacavallo, che tipo di prospettiva immagina adesso, dopo quello che è successo a Ribera, con l'ammissione dello stesso sindaco Pace di non avere più una maggioranza, accompagnata dal ringraziamento all'opposizione per aver votato il punto sulla riqualificazione del mercato ortofrutticolo? Ma guardi, rispetto allo scorso anno non è cambiato assolutamente niente, perché già un anno fa io avevo parlato di mancanza assoluta di prospettiva politica e di assenza di programma. Quindi è un film già visto. Oggi abbiamo avuto la conferma di quanto noi avevamo previsto lo scorso anno con la documentata, costante, ripetuta mancanza dei consiglieri comunali di maggioranza in consiglio comunale. Segno evidente che la sua maggioranza, tra l'altro, non esiste più. Quindi, per quanto riguarda la prospettiva, l'unica possibile è che rassegni le dimissioni e ceda il passo eventualmente ad un nuovo corso della politica riparese, perché è insostenibile la sua attività di governo o di sgoverno, io direi, non tanto per questioni meramente politiche, ma perché la cittadinanza soffre, perché la città è in uno stato di abbandono, è in una situazione di agonia perenne. Quindi, prima che sopraggiunga la morte, io mi auguro che con responsabilità e senso di abnegazione, di rispetto della cittadinanza, possa rassegnare le dimissioni e dichiarare fallito il suo progetto, che già lo era, per la verità, già nei primi mesi. I segni premonitori ci sono stati tanti e li abbiamo pubblicamente denunciati. Quindi oggi non possiamo fare altro che registrare una conferma di quanto era stato ampiamente e nei particolari previsto. Quanto ha inciso il risultato delle ultime elezioni regionali in questo terremoto politico? Ma io non lo considero un terremoto, è stata una piccola scossa per la verità. Quello che determinerà lo si vedrà in seguito. Ancora sono i prodromi di un'azione politica e personale che si dovrà sviluppare in tutta la sua intensità in futuro. Mi creda, quello che abbiamo visto è ben poca cosa rispetto a quello che io presumo potrà succedere nei mesi successivi, perché sicuramente c'è una nuova geografia politica. Nuovi schieramenti che si andranno a determinare, nuovi gruppi politici che si costituiranno, per cui è probabile, così come è stato in passato, che ci possa essere anche una migrazione di consiglieri comunali che potranno essere determinanti ai fini della prosecuzione dell'attività politica, non solo di questa amministrazione, ma anche del futuro della nostra città.